lo conosciamo, delle donne di Modena. Canta quasi come l'originale, ma noi l'originale lo abbiamo al tavolo dei Garibaldi. Protagonista di Mangia come scrivi, ben arrivato a Mangia come scrivi, Francesco Baccini, benvenuto, grazie. Abbiamo faticato, insomma, avevamo annunciato la tua entrata in scena nudo, invece abbiamo voluto rivestirti. Nonostante abito più vicino, ci ho fatto un giro. Abbiamo circumnavigato Sì, il ho centro, fatto un giro stato. della Lombardia. Aspetta, vediamo dove ti sei. E la visita che facevo prima. Io sono venuto da lei, è stato un bel tour turistico della città, so, però ora siamo a tavola, mangeremo insieme a te. Il suo libro è nudo, ma ce n'è un altro. Sì, sono due. Sono due libri, per cui cito anche l'altro titolo, Sì. devo prendere gli occhiali e Però reagire. uno l'ho scritto Sì. io di mio pugno, l'altro invece è un libro intervista che l'ho uscito nel 2010. Ti presto un po' di questa vita, Francesco Baccini, scritto da Marzio Angiolani e Andrea Podestà. Sì, Insomma, è un libro intervista. un'intervista Lunga, lunga, quella che ti faremo noi stasera. esatto, quindi può diventare un libro. Lui è a disposizione ovviamente per le dediche. Vi dico, durante la cena magari avviciniamoci perché ho notato che ci sono poche copie dei libri rispetto al numero dei partecipanti. Insomma, di nudo ce ne sono occhio e croce 12 copie, e di questo ne ho 4 là e 4 nelle nascoste. E Nascoste. di questo ce ne sono 5. Francesco ci farà le dediche, naturalmente. Io faccio un po' le veci del libraio, raccolgo i soldi, quindi vado a festeggiare. Scappi, scappi. È una tradizione, è una tradizione. Tu non la conosci, Enzo Gentile la conosce molto Enzo bene. Gentile, ah, lui la conosce meglio. E torna ogni volta, però non porta più i suoi libri perché sa che alla fine scappa Ah, sempre lui. ecco, ho capito, ho capito. Viene per i libri degli altri. Allora, a Eppure tanta voglia. genovese in realtà sarei io. Esatto, eppure dice. Allora, ha tanta voglia di raccontarsi, la serata ho voglia di raccontarmi, lui ha fatto un classico che ho voglia di innamorarmi, però ora mangiamo insieme. Adesso voglio di mangiare, Ecco, vediamo. ci gustiamo l'antipasto e dopo ci Ok. gusteremo il primo intervento di Francesco Baccini che ci racconterà qualche episodio gustoso della sua lunghissima carriera, 30 anni festeggiati proprio quest'anno nel Quest'anno, sì. 2018. Grazie Francesco Baccini, buon appetito Grazie. dopo. Buon appetito.